rinnovate ambizioni, perché la Virtus Teramo è una squadra e una polisportiva ambiziosa. Ambisce sempre a fare il massimo e soprattutto con progetto. Questo ci tengo a precisarlo, perché sicuramente qualche volta saremo anche, diciamo, insoliti, un po' diciamo, diversi dagli altri, ma perché abbiamo ben in mente quello che vogliamo fare e quindi cerchiamo di portare avanti il nostro progetto, auspicando che questo progetto poi sia anche quello giusto, quello migliore. Grazie soprattutto ai ragazzi che si sono messi a disposizione nostra, e credo che con l'ambizione che abbiamo, con le motivazioni che abbiamo e che avremo durante l'anno, possiamo toglierci tantissime soddisfazioni. Siamo una neopromossa tosta, di quelle che vogliono andare in battaglia sul campo. Ripartiamo con tanto entusiasmo, come ha detto il Presidente, con tanti giovani, la maggior parte però già ci conoscevamo tutti, quindi cerchiamo di fare una buona stagione, di portare a casa una salvezza tranquilla e poi magari il prima possibile, così poi si può passare a qualcos'altro. Ringrazio il Presidente e la società per la splendida serata. Quest'anno sarà dura, è la verità, per gli altri, puntiamo a una salvezza tranquilla, come ha detto Giorgio, però sono convinto che questa squadra è piena di valori, di persone con gli attributi, quindi gente che ha sposato in pieno il progetto facendo anche dei sacrifici, e quindi penso che quest'anno ci toglieremo tante soddisfazioni. Ho tanta voglia di ricominciare, ma penso che la prima cosa che si è notata è proprio la voglia di fare, di lavorare e di sudare. Quindi non saremo veramente, non avremo tanti nomi importanti, però non conta quello, conta le persone. E penso che vi siete circondati di persone che veramente vi possono dare l'anima, quindi io la vedo veramente, sarà sicuramente una bella annata. Facciamo parlare anche due ragazzi che sono Chris e Alfonso, che praticamente sono ragazzi molto giovani, 2,98, e che comunque sono al terzo anno con noi, quindi diciamo anche loro sono... In due anni hanno praticamente avuto più promozioni, quindi pensare che quest'anno per la prima volta sono il massimo dei fuori quota, quindi hanno giocato non fuori quota, molto di più fuori quota, come per dire che questa società crede molto nei ragazzi, nella valorizzazione dei ragazzi, tant'è vero che ce ne sono tantissimi. Due parole a loro, perché sicuramente saranno promozionati, però Chris magari dici qualcosa. Commentici qualcosa, qualche gol, qualche cosa quest'anno. Innanzitutto buonasera a tutti, spero in una grande annata quest'anno, soprattutto per i miei compagni, poi personalmente spero di dare qualcosa a questa squadra che merita davvero tanto. Voglio ringraziare tutti i miei compagni, speriamo parlerà il campo innanzitutto e ci divertiremo molto. 98 che parla così saggio. Facciamo dire quelle due parole ad Alfonso, che tranne una piccola breve parentesi che è tornato al Teramo, insomma, pure lui ha condiviso da 3 anni questo progetto. Alfonso è un, diciamo, difensore, una spia del campo sulla fascia, ci racconta qualcosa, qualche promessa, dici qualcosa, non lo so. No, sono tornato perché mi trovavo bene, c'è un bel gruppo con cui mi sono trovato bene, spero di crescere ancora di più con magari gente con più esperienza e niente. Noi siamo davvero orgogliosi perché questi loro due adesso sono un emblema, ma abbiamo tantissimi altri ragazzi nuovi e già che avevamo dentro la nostra rosa a cui teniamo molto. Questo è il nostro futuro, il nostro spirito, e quindi siamo veramente convinti che loro ci daranno una grossa mano. Allora io vorrei riunire un attimo qua tutti. Io vi voglio ricordare che la scorsa stagione, quando ci apprestavamo a fare l'ultima partita a San Gregorio,
il nostro carissimo dirigente Rino Tazzi ha coniato un inno che io vorrei riproporre e che deve essere in qualche modo lo slogan di quest'anno, probabilmente riferito a qualche altra società. Esatto. Però insomma ripercorriamo quello che è stato quello dell'anno scorso. Di San Gregorio ce lo beviamo! Gregorio è stata l'ultima partita dove la nostra antagonista, se vinceva, ci sorpassava in classifica. Abbiamo vinto noi, abbiamo vinto il campionato. Come avete capito, si riparte con un grande entusiasmo, grande gioventù. A giorni annunceremo anche qualche nuovo acquisto e quindi abbiamo tutti gli ingredienti per divertirci, per fare un campionato divertente. Quello che vogliamo fare noi è divertirci, è sempre con i valori della realtà, del rispetto e soprattutto anche con tanti giovani. Mi dite che cosa c'è scritto?